base dei rilievi che furono allora, voi ricorderete che non ci fu nessuna identificazione positiva quando le vittime sbarcarono. Poi noi abbiamo fatto rifare le identificazioni da parte dei 26 sopravvissuti, perché due sono indagati, e sono emerse l'identificazione precisa di due persone che sono state riconosciute come da un parente sopravvissuto, in un caso il fratello, nell'altro caso invece si trattava di un amico. Quindi abbiamo due identificazioni abbastanza precise, non abbiamo nome e cognome, un numero di telefono. Adesso noi faremo quello che è necessario per avere proprio un'identificazione assolutamente certa, e poi due identificazioni che sono semplicemente di riconoscimento della conoscenza con un nome, ma nulla di più. Invece per quanto riguarda i riconosciuti, voi sapete che c'è un indirizzo di posta elettronica aperto dal mio ufficio, nel quale arrivano richieste da parte di familiari, amici, conoscenti dei migranti. Noi poi chiediamo che ci vengano mandate le fotografie o altri elementi che possono essere utili per l'identificazione, e li facciamo vedere ai 26 scomparse di competenza della Presidenza del Consiglio, che ha una sua articolazione. Poi naturalmente, ecco, questo io non ne so dire specificamente all'interno delle strutture di governo, però quando dovrebbe essere direttamente dalla Presidenza del Consiglio, però anche queste sono domande che vi prego di rivolgere alla Presidenza del Consiglio, al Ministro dell'Interno, al Ministro della Giustizia. Quindi sono stati giorni difficili, perché abbiamo fatto una scelta processuale molto impegnativa, vorrei dire anche coraggiosa, perché ancora una volta, innovando, abbiamo ritenuto i migranti non indagati di reato collegato, visto che non sono arrivati in Italia autonomamente, ma li abbiamo chiamati come testimoni. Questa è stata una scelta che poteva creare dei problemi di utilizzabilità della prova, ma noi abbiamo ritenuto di farla in applicazione stretta del diritto e anche, come posso dire, per la difesa della dignità del migrante, che deve essere sentito come persona offesa di questi reati e non come indagato di un reato di nessuna effettività.